Sarà Renato Schifani di Forza Italia il candidato del centrodestra che prenderà posto dell'uscente Musumeci. Schifani, nome proposto direttamente dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha avuto il consenso degli alleati della coalizione. Per citarne alcune, da Salvatore Cuffaro della Nuova DC alla Lega di Salvini, ai Fratelli d'Italia, la Meloni si è espressa positivamente, agli autonomisti di Lombardo e Di Mauro, vicepresidente dell'ARS, dell'UDC di Cesa. Intanto il primo simbolo della bacheca presentato a Palermo è quello di De Luca, sindaco di Sicilia, l'ultimo quello dell'Unione di Centro con il simbolo Libertas. Sono 38 i contrassegni delle liste presentate all'assessorato regionale alla funzione pubblica a Palermo in vista delle elezioni del nuovo presidente della regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana dell'Election Day del prossimo 25 settembre. In quella data le urne saranno aperte anche per scegliere i nuovi deputati e senatori. I 38 simboli adesso dovranno passare al vaglio della commissione che si riunirà nei prossimi giorni. Dopo quelli ammessi saranno diffusi successivamente. Per i candidati il termine della presentazione dei nomi avverrà tra il 21 e il 23 agosto. Sono 6 le liste che sosterranno il candidato di centrodestra Renato Schifani, mentre 4 quelle a supporto della candidata di centrosinistra Caterina Chinnici, 3 quelle per Cateno De Luca. Invece Gaetano Armao correrà con i simboli di Azione e Italia Viva Calenda. Tra le liste presentate in ordine di affissione sono quella di Bassa Mafia, PPA, Popolo Partite IVA, Siciliani Liberi, Sicilia Vera, Lavoro in Sicilia, Prima l'Italia, Partito Liberale Italiano, Orgoglio Siculo, Giovani Siciliani, PC, Italia Unione di Centro, Impresa Sicilia, Autonomia Siciliana, Movimento 5 Stelle 2050, Identità Siciliana, Terra d'Amuri, Movimento Italiano C21, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Fiamma Tricolore, Noi con l'Italia, Democrazia Cristiana, Schifani, Forza Italia, Berlusconi, Forza Italia, PD, Chinnici, Insieme, Forza Italia Berlusconi, Presidente Renato Schifani, Caterina Chinnici Presidente, Democrazia Liberale, Italia Sovrana e Popolare, Schifani Presidente, UDC Autonomia Siciliana, Trasporti, Popolari Autonomisti, Azione Italia Viva, Calenda, 100 passi per la Sicilia, Claudio Fava, Forza Italia Berlusconi, noi con Schifani Presidente. Intanto sentiamo lo stesso Renato Schifani ribadire i concetti dell'appartenenza a Forza Italia in occasione una sua venuta ad Agrigento. In Sicilia tiene, per fortuna tiene, teniamo, siamo qui per ribadirlo, abbiamo una forte storia, una forte tradizione di cultura dei valori, degli ideali. Berlusconi vuole molto bene alla Sicilia e quindi siamo qui per questo, ma non basta, dobbiamo guardare a livello nazionale.